giusto due numeri per quanto riguarda l'attività di SMA. È interessante dire soprattutto qual è la base installata di SMA nel mondo, che è circa 35 gigawatt cumulata. Ed è interessante sapere che ogni giorno vengono installati circa 20 megawatt di inverter SMA nel mondo. La cosa su cui voglio porre l'accento è che l'azienda da sempre si impegna a dare delle soluzioni che coniughino l'eccellenza sia dal punto di vista del prodotto che dei servizi di assistenza post vendita. Questa secondo noi è l'unica chiave per garantire all'investitore il massimo ritorno dell'investimento e il rispetto del business plan. La base installata italiana è giovane, l'abbiamo visto stamattina, non si parla di installazioni che hanno 10, 15, 20 anni. Quindi possiamo assolutamente dire che tutti gli impianti fotovoltaici prima della costruzione hanno un bel business plan che, come un po' si dice, gira bene, quindi piace. Ma allora perché parlare di revamping così presto, diciamo? Ma anche noi un po' ce ne siamo stupiti, circa un paio d'anni fa, quando alcuni fondi di investimento che hanno cluster di impianti nella medesima zona, qualcuno costruito che ha l'installazione, che ha installato SMA, qualcuno altri inverter, diciamo anche di basso lignaggio, ci dicono: ma non capiamo bene che cosa succede. Qua questo impianto va molto bene, il vostro, in altri casi non ci tornano i conti. Allora, un po' incuriositi, ci abbiamo messo un po' dentro il naso, le mani e abbiamo capito che la teoria e la realtà sono due cose ben diverse. Questo l'hanno già detto i colleghi di questa mattina. Parlando dell'inverter, che cosa noi abbiamo riscontrato considerando dei modelli e dei vendor problematici? Ma prima di tutto che le efficienze dichiarate nei datasheet a volte non sono molto veritiere. Ci sono aziende serie che magari fanno certificare le curve di efficienza, le varie tensioni da enti esterni. Ci sono aziende che scrivono i datasheet e va bene così. Si parla poi della capacità di funzionare ad alta temperatura, e questo è importante perché comunque in Italia d'estate fa caldo, non c'è assolutamente niente da dire. A volte la complicazione, le soluzioni che funzionano bene sono quelle che hanno un grado di complicazione sopportabile. Quando all'interno di una macchina il numero di GBT esplode, è chiaro che la guastabilità aumenta. Non ultimo, il livello del service, dell'organizzazione service. Solitamente inverteristi, diciamo, problematici hanno delle difficoltà economiche, queste sono comprensibili, però quindi cosa fanno? Risicano su tutto, compreso il service. Questo significa che nel momento in cui gli impianti si guastano, gli inverter si guastano più frequentemente, quindi tipicamente d'estate, non hanno le risorse per poter uscire. Tutto questo porta ad avere un bel decremento dei kilowatt ora prodotti in un anno. E un po' il decremento si può calcolare, si può anche misurare perché ormai gli impianti hanno 1 o 2 anni. Però ci sono anche degli altri rischi che sono molto gravi e addirittura introducono delle incertezze nel business plan che hanno un impatto difficilmente calcolabile, quindi costruttori usciti dal mercato in pesante crisi, strutture service sottodimensionate oppure tecnologie non ben progettate, che quindi non è difficile da adeguare rispetto a nuovi, per esempio, requisiti di connessione di rete. Quindi è da considerare veramente il revamping e si può andare a vedere, diciamo, un esempio. La prima cosa da fare è individuare la baseline, quindi diciamo il proprietario dell'impianto, chi fa O&M, è in grado di dirti qual è l'inverter, diciamo, problematico, qual è l'uptime stimato, qual è l'efficienza stimata, se è preventivata una sostituzione dell'inverter al decimo anno e tante altre variabili. Che cosa succede spesso? Che dopo che l'impianto funziona da 2 o 3 anni, si vanno a fare delle misure, dei rilievi e si vede che l'inverter problematico magari ha avuto una caduta dell'uptime dell'almeno il 2%, che è tanto,
una caduta dell'efficienza magari dell'1% e quindi si vanno a vedere le perdite. Queste sono misurabili economicamente, possono essere del 6% rispetto a tutto quello che sarebbe incamerato nei 20 anni di incentivo. Ok, tutto questo discorso chiaramente si va a sovrapporre al taglio retroattivo degli incentivi, però la variante tecnologica vale per qualsiasi, diciamo, incentivo si percepisca, non c'è niente da fare. Allora si va ad individuare il punto giallo e blu, che è un po' il punto di lavoro del business plan, e dopo 2 o 3 anni si va a capire che si sta lavorando in una situazione di sottoperformance, quindi di efficienza più bassa rispetto a quella stimata e affidabilità delle macchine più bassa. Quindi è il caso di considerare il revamping. Che cosa si può dire? Si può dire questo, che solitamente la prima fase sta nel fare bene i conti, cioè se io faccio il revamping dell'inverter, che cosa posso ottenere? E vedendo un po' delle situazioni si può vedere che rispetto ad una situazione di meno 6% rispetto al business plan funzionante, si può riandare su del 10% con interventi di revamping, con ottimizzazioni varie. A questo punto diciamo si va del 4% in meglio rispetto alla baseline iniziale. Che cosa si è fatto se andiamo a vedere il revamping su un piano di efficienza e affidabilità? Si è partiti dal punto giallo, che era la baseline. Dopo 2 o 3 anni si è visto che il punto di lavoro era molto più basso. Facendo il revamping si è riportato il punto di lavoro nel verde, quindi in una situazione di miglior rendimento. Che cosa succede solitamente? Che l'investitore ha due reazioni. La prima è quella di dire: ma provo a soffrire ancora un anno perché le macchine sono ancora in garanzia, provo a vedere se il service dell'inverterista problematico risponde meglio sotto, diciamo, lettere di avvocati e cose del genere. Tutto questo è comprensibile dal punto di vista dell'investitore, però è un po' un trascinare l'agonia, perché soluzioni che non funzionano non funzioneranno, e organizzazioni service che non sono performanti non performeranno. Allora l'investitore a un certo punto, seppur con un mal di stomaco comprensibile, ci mancherebbe, decide di approntare il revamping. Quindi ci si trova seduti ad un tavolo con l'investitore, l'inverterista, magari un partner come Moroni & Partner e diciamo la banca, che deve sostenere in qualche modo l'operazione. Quindi ci sono tutta una serie di attività preparatorie e poi le operazioni in campo. Qua vedete una foto che è di un caso reale di revamping. A fronte di un'attività di preparazione molto ben fatta e congegnata, si è riusciti a fare il cambio dell'inverter praticamente in una notte, ed è un risultato eccezionale, dato dal fatto che si è lavorato bene prima, ma anche dalla tipologia della soluzione, molto compatta, leggera, adattabile alle varie situazioni. Quindi praticamente, veramente in una notte si è risolta la problematica. Solitamente l'investitore, nel momento in cui appronta un revamping, va anche a contrattualizzare con SMA o con l'O&M, dipende dalle situazioni, un'estensione delle garanzie ventennale, insomma dipende, l'aggancia solitamente alla durata dell'incentivo, perché in questo modo riesce ad avere una miglior prevedibilità delle spese e avere una maggior tutela nei confronti dei rischi tecnologici. E diciamo questa è un po' la nostra esperienza come SMA, insomma. Vi ringrazio.